Un tuffo nel passato, in quell'atmosfera realistica ma quasi surreale della cinema muto e in bianco e nero, in quella suggestione che scaturisce da una visione della vita ironica, ma non di superficie. È la pittura di Fabrizio Morosi, moderna, attuale, dinamica e introspettiva. Originario di Pistoia, infermiere di professione, Fabrizio Morosi artisticamente nasce come fumettista, specializzandosi alla Scuola Comics di Firenze. Grande appassionato di cinema, in particolare le comiche degli anni 20, racconta quei personaggi nelle sue storie a fumetti. E quando decide di passare alla pittura, ripropone nei primissimi quadri quegli stessi soggetti cinematografici. L'influenza fumettistica, la predilezione per il bianco e nero, l'assenza del colore, l'eleganza decisa del tratto, sono caratteristiche che connotano la pittura di Fabrizio Morosi, originale come genere, personale come stile, sperimentale come tecnica. La tela, preparata con gesso, sabbia e colla, è il supporto sul quale l'artista realizza il proprio affresco, raccontando in un unico fotogramma una storia articolata e complessa, ricca nel significato e carica di suggestione emotiva. La quotidianità, il vissuto, è la principale fonte di ispirazione per Fabrizio Morosi. L'opera nasce come fermo immagine di una scena realmente accaduta, qualcosa che è rimasto impresso nella mente dell'artista, qualcosa che, visto, elaborato e archiviato, riaffiora poi in modo chiaro e forte, chiedendo di essere raccontato e condiviso. Un gruppo di amici al bar, ormai non più giovanissimi, descrive in questo quadro la simpatia e la spontaneità della gente di paese, con quella particolare e animata vitalità. Un senza tetto si rifugia nel suo mondo parallelo, fugge dalla normalità trovando conforto in una bottiglia di vino. Una donna seduta sul letto fuma una sigaretta. È un'immagine vista di sfuggita, prima su un cartellone pubblicitario, poi di nuovo su un giornale. Il messaggio contenuto in quell'immagine, l'idea racchiusa in quella figura di una donna sola, di spalle, con il volto in ombra, genera l'input dal quale prenderà vita un ciclo di opere dedicate alla figura femminile, ripresa in vari atteggiamenti, in diversi luoghi, in particolari situazioni, prima o dopo un qualsiasi evento che l'artista lascerà immaginare alla fantasia dell'osservatore. Donne, gente comune e personaggi caratteristici di paese, animali, vengono ritratti da Fabrizio Morosi con matericità, con verità e con profondità espressiva.